5 gli uomini in barriera, molto centrale, portiere, infatti sul suo palo, 1-0, 25esimo minuto, 1-0, Montagnier, Friuli Venezia Giulia in vantaggio, eccolo qua, Montagnier sul palo del portiere che si era centrato troppo, siamo in vantaggio. Quando mancano 23 minuti al termine, Frattarola direttamente sul portiere che non esce, la palla resta lì, attenzione ad un passo, 1-1 Abruzzo, non siamo stati attenti in difesa, calcio di punizione, non esce il portiere, il pallone resta lì, il primo tentativo in rovesciata, poi da un passo non può far altro che siglare. Spazio l'Abruzzo, prova a lavorare palla limite dell'area, vuole andare via il numero 5 Capodacqua, poi cede 1-0 planamente col destro, angola bene, 1-0 Abruzzo su Friuli Venezia Giulia. Ancora il capitano che manovra, adesso chiude bene però anche l'Abruzzo, Missio prova ad andare via lui, fermato, recupera palla, non c'è fallo, si può giocare, Missio può andare al cross, preferisce ancora l'affondo, palla al centro, 1-0 Friuli Venezia Giulia, 1-0 Friuli Venezia Giulia, che gran giocata, ed è Urbanetto, il bomber che cercavamo, trentesimo, il Friuli Venezia Giulia in vantaggio. Attenzione a Poli, è distante, proverà il cross, invece conclude a rete, 1-1, distratti in difesa, veniamo puniti e purtroppo questo è il calcio. Gonzales vuole prenderla, non ce la fa, ma arriva Campanella, c'è anche Lomanto lì ad un passo, gioca con Gonzales, recupera l'Abruzzo, Gonzales vuole andare via, entra in area, Gonzales teso, forte il tiro ed è 2-1, Friuli Venezia Giulia 2, Abruzzo 1, entra e fa gol Enrico Lomanto, 22 minuti. Siamo in vantaggio. Gabriele Pezzi, insomma, anche oggi dimostra di essere un grande talento della panchina. Quello che ha fatto oggi penso che sia agli occhi di tutti a livello di organizzazione tattica. Calcio di rigore! Beding entra in area, cade a terra. Scattato il 43esimo. Romito resta lì. 3-1. Andiamo a casa. Torniamo a Quarto Sant'Elena con una vittoria che ci fa dire che siamo una grande squadra. Oggi lo siamo. Romito, 3-1.